Dai che partiamo. Partiamo. Shine on you crazy diamond. Il signor Syd Barrett è andato fuori di testa. Questo sarà un video che parlerà di libertà. Cazzo. Quando raggiungi il successo, perché insomma i Pink Floyd già a fine anni 60 l'avevano già spaccato, no? E quello lì si ammazzava di sostanze e è andato fuori di testa. Forse aveva troppa libertà, non lo so. Allora, questo sarà un video in cui vi parlerò della libertà e di come per qualcuno forse è qualcosa di insopportabile. Eh sì, perché tutti dicono di volere la libertà, no? Tutti vogliono essere, io voglio essere libero, voglio essere libero. E poi quando sei libero non riesci a sopportarlo, non riesci a sopportare di essere libero. Alla fine fai qualcosa per cui ti autodistruggi. Perché vi faccio questo video? Io prendo sempre spunto dalla mia vita quotidiana. Allora, ho avuto una buona serata, sono uscito con un mio amico, siamo andati al ristorante, e io con mio figlio Matteo e lui con suo figlio Riccardo, e poi vabbè, insomma, ho detto dai, prima di salutarci andiamo in un posto. In questo posto, nel mio paese, ho incontrato una persona che non vedevo da un po' di tempo. Adesso non entrerò nel dettaglio, comunque lo conosco da un po' di anni, 6-7 anni. E vabbè, insomma, ho fatto due parole. Poi a un certo punto mi dice: no, c'è fuori mia moglie. C'era lì che si beveva la birretta, aveva una birra in mano, no? E probabilmente non era la prima, forse era la seconda, no? Alla fine l'ha tracannata perché non voleva che sua moglie lo vedesse che beveva la seconda birra, no? Cioè praticamente ha bevuto la birra di nascosto. E io non posso fare a meno, io non posso fare a meno di fare delle riflessioni, dire: ma porca puttana, ma te sei sposato? Io non sono contro il matrimonio, chi mi segue da un po' lo sa, ma non è possibile una cosa del genere. Cioè non è dignitoso. Ma fai quel cazzo che c'hai voglia di fare, no? Semmai sei tu che ti devi regolare, sei tu che sai che se hai, stai bevendo una birra di troppo, no? Cioè c'è bisogno della moglie che ti rompi i coglioni per non bere la seconda, la terza, la quarta, la quinta birra a seconda. C'è bisogno di questo? Secondo me per l'uomo medio sì. Cioè l'uomo medio ha bisogno di una rompicoglioni che lo tiene a freno, perché se fosse libero si ammazzerebbe. Sì, è probabilmente sì, probabilmente sì. Probabilmente la maggior parte degli esseri umani hanno bisogno di questo, no? Di qualcuno che ti controlla. Lo desiderano, evidentemente lo desiderano, io non lo desidero, mi sta sul cazzo. Lo odio proprio e mi prendo completamente responsabilità e basta, non voglio rompicoglioni. Anzi, se c'è qualcuno che mi stringe, io per come sono fatto mi viene voglia di fare proprio nel modo opposto, sbagliando, perché non va bene neanche questo. L'essere umano dice di volere la libertà, ma in realtà ne ha paura. Amici miei, ne ha paura della libertà, ne ha paura. Perché non saprebbe regolare la propria vita, perché non è disciplinato.
autonomamente, ha bisogno di qualcun altro che gli detti la disciplina. È sempre lo stesso discorso, la autorità e responsabilità. Accettiamo l'autorità di buon grado, perché questo ci esime dal prendere responsabilità in tutto, anche nel bere una birra in più o in meno, o nel fare le minchiate più totali, o nel non farle. Purtroppo è così. Io mi guardo intorno, e l'umano medio è così, ha bisogno del padre castigatore, della moglie rompicoglioni, del marito rompicoglioni, perché sennò chissà che cazzo farebbe, andrebbe oltre il buon senso. E poi a volte succede, perché appena ci sentiamo liberi dell'autorità, magari c'è il guinzaglio un po' più lungo, facciamo le minchiate, no? Io ne so qualcosa perché le ho fatte anch'io quando avevo il guinzaglio. E adesso non ce l'ho più il guinzaglio, quindi sono tutti cazzi miei. Tutti cazzi miei sono, tutti cazzi miei sono. Mi devo prendere completa responsabilità. È un peso? No. È un impegno? Qualche volta sì. Qualche volta sì, anche perché poi, diventando grandi, ci sono altre responsabilità, non siamo più da soli, dobbiamo prenderci cura dei nostri figli, se sono vecchi i nostri genitori. E quindi, insomma, sono io il cane da guardia. E poi in realtà non sono un cane da guardia, perché non sono un cane. I miei figli li lascio liberi, mia madre fa quel cazzo che deve fare. Però devo starle appresso. Senza di me che cazzo fa? Non fa niente. Mi rovina. Cioè, gestisco tutto io. Comunque, tornando a Bomba, la libertà. La volete la libertà? Pagate il prezzo della libertà. Pagatelo. Pagate il prezzo della libertà. È faticoso, vedete voi. Per me sarà sempre meno oneroso di un giogo che mi sottomette a delle regole che non condivido. Detto questo, una buona notte a tutti.